ci sono delle cose che ci accomunano e delle cose che ci distinguono. Si parte generalmente da quelle che ci accomunano, e anche quelle che ci distinguono in fondo noi le conosciamo per approssimazione, per comparazione. Non mi fa scandalo che uno dica la moschea è la chiesa dei musulmani, il rabbino è il prete degli ebrei. Poi dopo, naturalmente, se uno approfondisce, capisce che un rabbino non è un prete e che una moschea non è una chiesa. Ma in una prima approssimazione ci può stare, no? Si parte dal noto verso l'ignoto, quindi dove si raccolgono a pregare dei fedeli di qualsiasi religione è una specie di chiesa. Chi guida una comunità religiosa è una specie di prete. Vabbè, ci può stare all'inizio, poi dopo, se uno però approfondisce, incomincia a capire che una sinagoga, una chiesa, una moschea non sono la stessa cosa, un rabbino, un sacerdote cattolico o cristiano o è un imam, non sono la stessa. Tutto questo dipende molto dalla storia delle religioni. Sono due livelli, secondo me, che non possono essere disgiunti, ma non possono neanche essere sovrapposti automaticamente. La fede, la dimensione spirituale, religiosa, è una cosa che accomuna tutta l'umanità, e infatti già gli uomini delle caverne facevano dei sacrifici, seppellivano i loro morti, avevano dei totem, veneravano le stelle o degli alberi o le pietre. Insomma, c'è una dimensione dentro l'essere umano che è la dimensione del religioso, qualcosa che ti sorpassa, che va oltre a te. A te come individuo, ma anche a te come genere umano, a te come una persona che sperimenta la realtà terrena, la realtà materiale. C'è qualche cosa oltre, una vita ultraterrena, un paradiso, una divinità, degli spiriti, degli angeli. Questa è una cosa che noi troviamo più o meno dappertutto. Ma naturalmente il modo in cui queste cose si organizzano, si istituzionalizzano, dipende molto dalla condizione storica. Non è solo un contenuto, un messaggio, una religione. C'è un Dio, oppure ci sono tanti dei, si chiamano così, queste sono le loro caratteristiche, bisogna fare una preghiera in questo modo, bisogna fare il sacrificio, il pellegrinaggio, queste cose qui, sì, queste sono tutte cose importanti. Ma la religione è anche la storia di uomini che hanno scelto di seguire un certo credo e di organizzarsi in base a questo credo in epoche storiche e in situazioni geografiche ben determinate. Gesù era un ebreo. Ci abbiamo messo 2000 anni per scoprirlo, o per riscoprirlo, cioè probabilmente per gli apostoli e per quelli che lo ascoltavano nella Palestina di 2000 anni fa, che fosse ebreo era evidente, erano tutti ebrei. Anzi, lui era un rabbì, era un esperto di cose religiose, era un maestro di cose religiose, e infatti interagiva soprattutto con gente della sua stessa religione. Ma il cristianesimo è rimasto in Palestina dopo la morte e la risurrezione di Gesù? Assolutamente no. Ha cominciato a camminare per il mondo a partire dal Medio Oriente, dal Nord Africa. Noi siamo stati cristianizzati da gente che veniva dal Medio Oriente, dall'Egitto, dall'Anatolia. Noi abbiamo avuto questa paura adesso verso le popolazioni che vengono da quelle zone lì, dal Nord Africa, pensate a Sant'Agostino. Chi ha fatto di noi dei cristiani erano tutti degli extracomunitari. Non c'era. San Paolo era turco, cioè era un ebreo che però era nato in un posto che poi oggi fa parte della Turchia e comunque era nella penisola anatolica. Ma attraversando il mare, il cristianesimo incontra due cose di un'importanza spaventosa, incalcolabile, che sono il pensiero greco e il diritto romano. Quindi la Chiesa, anche come istituzione,
non sarebbe mai stata quella che è diventata se non avesse abbandonato Gerusalemme, non si fosse radicata prima ad Antiochia o ad Alessandria d'Egitto, città fortemente ellenizzate sotto l'influenza della cultura greca e sotto il potere romano, e addirittura in non molto tempo si insediasse come sua sede fondamentale a Roma. E uno dice, ma come? Non erano i romani quelli che l'hanno messo in croce? Che senso ha che la capitale della cristianità diventi la patria degli occupanti pagani della Palestina che hanno tanto perseguitato gli ebrei e addirittura hanno messo in croce Gesù? E la lingua ufficiale di questa chiesa diventerà il latino, cioè la lingua di quelli che lo hanno messo in croce. Ma evidentemente la chiesa avrà anche, la chiesa romana avrà una dimensione di erede dell'impero romano. L'impero romano era ormai in declino, si sfascerà completamente dopo l'affermazione del cristianesimo, forse il cristianesimo ha dato anche una mano alla fine del mondo classico, così come era stato nel periodo precedente, e però ne raccoglie in qualche modo il testimone. Giustamente Martini parte dalla Bibbia, parte dalla Genesi, per spiegare qual è il nostro rapporto con i musulmani, perché i musulmani sono gli eredi di uno dei figli di Abramo, che però non è Isacco, non è il figlio della promessa, grazie, molto gentile, ma è Ismaele. Così come Isacco è il capostipite degli ebrei, Ismaele è il capostipite degli arabi, ma è anche lui un figlio di Abramo. Un figlio un po' strano però, perché non è il figlio della promessa, appunto, non nasce da Sara e da Abramo a cui Dio aveva promesso la discendenza numerosissima. Questi stanno invecchiando e non succede niente. A un certo punto la stessa Sara dice ad Abramo: senti, forse conviene che tu ti unisca alla nostra serva, alla nostra schiava Agar, che veniva dall'Egitto, e così almeno avrai un erede, non sarà figlio mio, ma almeno figlio ce l'avrai. E infatti nasce Ismaele. Poi però Sara rimane incinta e nasce Isacco. E i rapporti tra le due donne non rimangono cordiali, tant'è vero che nasce una difficoltà stessa per cui Abramo a un certo punto deve allontanare da casa Agar e il piccolo Ismaele. Ora uno si potrebbe anche domandare, ma cioè l'onnipotente non si poteva dare una mossa un po' prima che questi facessero sto pasticcio? Ma misteriosamente sapete che la storia è storia di volontà divina, ma anche di volontà umana, attraverso la quale comunque Dio passa lo stesso. Dio non maledice né Agar né Ismaele, anzi benedice anche Agar e Ismaele, il cui nome vuol dire il Signore ha ascoltato. Ismael, arabo e ebraico sono due lingue sorelle. E quindi quando si trovano nel deserto e stanno quasi per morire di stenti, Agar piange, prega, perché non vuol vedere morire suo figlio di sete nel deserto, e Dio interviene, lo salva, salva lei, salva il bambino, e dice anche lui avrà una discendenza infinita che io benedico come la discendenza di Isacco. Però aggiunge la Genesi una cosa un po' problematica: egli sarà come l'asino selvatico tra gli animali, sua mano contro di tutti, la mano di tutti contro di lui. Quindi non è un tipetto facile. Ora, se noi andiamo a leggere il Corano, nella prima parte del Corano, per 12 anni, finché il profeta e i suoi lasceranno la Mecca per andare nell'altra città, compiendo la famosa egira, migrazione, per 12 anni il Corano ci presenta i pagani della Mecca, i cristiani e gli ebrei come dei modelli, come dei fratelli maggiori. Guardate che voi siete pagani, politeisti, dovete credere in me che sono il profeta dello stesso Dio che ha mandato Mosè agli ebrei e Gesù ai cristiani a dire le stesse cose. E c'è un solo Dio, che bisogna praticare la giustizia,
e ci sarà una vita eterna dopo la risurrezione, dopo il giudizio finale, eccetera, eccetera. Quindi l'Islam non ha nessun problema a porsi in continuità con le precedenti tradizioni religiose, ma questo in parte è successo anche al cristianesimo nei confronti dell'ebraismo. I problemi veri sono venuti fuori dopo l'Egira, quando il profeta e i suoi si trasferiscono in una città dove ci sono molti ebrei, non ci sono solo pagani, e i rapporti tra i musulmani e gli ebrei di questa città non vanno tanto bene, perché finché Maometto diceva io sono il capo degli arabi che vivono in questa città, gli ebrei gli dicevano benissimo, loro ti hanno scelto, sei il loro leader e noi ti riconosciamo come tale. Ma quando lui cominciava a dire io sono il profeta mandato da Dio e raccontava attraverso il Corano la storia di Mosè, del faraone, di Noè, dell'arte, eccetera eccetera, gli ebrei gli dicevano no, guarda che non hai capito come sei giusto, come la racconti tu non è proprio come è andata, noi ne sappiamo più di te. E allora a un certo punto, con questo spostamento dell'Islam fuori dal suo ambiente pagano politeista delle origini, vengono fuori dei problemi con gli ebrei più cristiani, perché saltano fuori le divergenze, non soltanto la continuità. Con la sua espansione ancora successiva oltre la penisola araba, nel Medio Oriente, nel Nord Africa, in Asia centrale, fino alla Spagna, come sapete, eccetera, l'Islam incontrerà un sacco di cristiani e anche un po' di ebrei, non mica tanti, perché già i romani li avevano dispersi dopo la distruzione del Tempio, eccetera, e in qualche modo l'Islam incomincerà a distinguersi sempre di più dalle sue sorelle maggiori, le due altre religioni monoteistiche. Per esempio si dice che i primi musulmani pregassero rivolti a Gerusalemme. A un certo punto, quando i rapporti con gli ebrei cominciano veramente a degenerare, il Corano ordina ai musulmani di rivolgersi alla Mecca e non a Gerusalemme. Strano, perché alla Mecca c'era un tempio politeista, pagano. Ma il Corano dice no, attenzione, quel tempio, quell'edificio cubico che sta in mezzo alla moschea della Mecca è stato in realtà fondato da Abramo e da suo figlio Ismaele come tempio monoteista. Dopo sono arrivati i pagani che lo hanno mutato in un tempio politeista. Quindi voi ritornate alle vostre radici arabe autentiche e smettete di imitare gli ebrei e i cristiani nei loro riti, nei loro modi di fare, perché io vi darò dei riti alternativi.